Beatrice Mainaghi. Enchanté, Beatrice. Piacere. Beh, ti rendi così? Non è di segreti tu. Ti va se non facciamo niente. Non ce l'ho fatta. Lasciami stare. Oh, Luca. Scusa un attimo, ti richiamo, Luca. Luca, alza il telefono, dai. Per me la domenica è un giorno un po' cretino. Mi ricordo quando mi sono svegliata all'ospedale. La sera prima nessuno si era accorto che stavo male. Mio fratello era uscito. I miei erano andati a teatro. E mi ha detto, perché non esci? Vai a divertirti, dai. E mi ha dato 100.000 lire. Mi sono tagliate le vene. Mi sono andato il cameriere. Riapriranno un'indagine. Mi stai dando della merda? Oh! Fanculo. De Beer è un cognome olandese, vero? Aston Bedening. Cosa? Aston Bedening è l'unica parola che conosco in olandese. Significa telecomando. Come ti trattano qui? Resisti senza vini francesi? La mia vita è inutile. Magari lo volevo io, papà. Ma non puoi, sei domiciliare. Altrimenti ci facciamo tutti del male. Non fai mai degli errori tu. Vanità. Vanità. Tutto è vanità. Hai parlato a di famiglia? Tu volevi che la trovassi. Ah, quindi adesso sei psicologo? Ciao. Sono sobria. Ho bisogno di una risposta, Bibi. Astronauta. Ti piace come risposta? Conosci tutti? Boh, erano 5 minuti fa, cosa vuoi che mi ricordi? Quanti anni hai? E anche marito tuo. Non lo so, oggi per la prima volta ho pensato di saper fare qualcosa. Cioè, hai capito? Io, presidente. E tu sei sicuro che è colpa sua? Già mio fratello mi odia, perché penso gli ho rubato il posto. Non ho trovato niente sul sangue. È da giorni che guardo i documenti. Movimenti bancari, estratti conto, fatture. Così avrò qualcosa da dire a quell'intervista. Te l'ho detto che sono coraggiosa. Non ti preoccupare. Andrà tutto bene adesso. Dici tipo luce in fondo al tunnel? E comunque ancora a me non mi è toccato. Esiste, esiste. Carpaccio. La champagne.